Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Soul Society Italia. Oggi ragazzi parleremo di un argomento scottante che è legato al final season della seconda stagione di Bleach. Infatti, Tite Kubo, nelle sue tante scene inedite che ci ha regalato, ci ha conservato una piccola chicca che è relegata al personaggio di Yuaba. Mi sto riferendo alla formula dell'attivazione dell'Ajuolen, la tecnica più brutale del re dei Quincy. Infatti, sebbene nel manga sia presente ovviamente l'attivazione di questa tecnica, nell'anime ci hanno regalato questa scena inedita in cui viene mostrato il rito di iniziazione di questa tecnica stessa, che ricorda un po' la formula di attivazione dei Kido, degli Shinigami, ad esempio. E ragazzi, nel fandom, in tutto il mondo, ovviamente, c'è stato un fervore perché? Perché Tite Kubo ci ha abituato, e penso che lo continuerà a fare, per i messaggi subliminali. Questa cosa è ovviamente riscontrabile già nel season finale con il Bankai di Senjomaru. Infatti, nei video passati ne avevamo parlato, ragazzi. Ci sono delle teorie che ormai rasentano la conferma, per quanto sono palesi. Sono dei messaggi subliminali che il nostro maestro ci ha buttato dentro. E quindi, ragazzi, torniamo a noi. Cerchiamo di capire un attimo il quadro della situazione, perché ci sono tantissime teorie in merito a questo rito di iniziazione dell'Ajuolen, ne ho lette di tutti i colori e molti di voi, soprattutto su TikTok, mi hanno taggato sotto alcuni post o alcuni video in cui per l'appunto c'erano dei youtuber, anche non italiani, che confermavano insomma determinate teorie in merito a un collegamento infernale addirittura con Yuaba. Ora, voi mi conoscete, per le mie teorie io parto sempre con i piedi per terra, perché le informazioni sono sempre poche e sarebbe figo, no? Partire a fare dei collegamenti così, alla cazzo di cane. Ma cerchiamo un attimo di fare un ragionamento logico andando ad analizzare nel dettaglio tutto ciò che Yuaba ha detto nella sua formula. Ma prima di ciò, ovviamente rispondiamo a una domanda molto banale: che cos'è l'Ajuolen? L'Ajuolen è la tecnica forse più brutale del re dei Quincy che gli permette di assorbire l'energia e non il reiatsu o le particelle spirituali, attenzione, dei Quincy per ottenere di nuovo un potere che evidentemente dopo una battaglia Yuaba ha perso e anche restribuirlo ai sudditi che lui preferisce. Che significa questo? Che la prima volta che Yuaba ha usato l'Ajuolen era 9 anni prima dell'inizio della storia, quando per l'appunto ha ucciso ad esempio indirettamente la mamma di Ichigo oppure Katagiri, la mamma di Ishida, andando a sterminare tutti i mezzosangue che lui riteneva ormai impuri. E grazie a ciò lui ha riacquisito i poteri dopo 999 anni. Questo lo sapete bene. L'Ajuolen utilizzato invece nel season finale ha fatto sì che tutti i Soldat, i Quincy Base e gli Sterniter venissero sacrificati della loro energia vitale per poter sia riparare i danni che Ichibei aveva inflitto, ma anche per ridistribuire quella forza alla guardia reale di Yuaba, alla Schutzstaffel per capirci, no? Lo avete visto nell'ultima puntata. Quindi ho fatto questa introduzione, l'ho ripetuto ovviamente, dandolo per scontato che cos'è la Ajuolen, perché è importante per fare la nostra teoria. Ora, leggiamo un po' ciò che Yuaba ha detto, ovviamente me lo sono scritto con una traduzione abbastanza approssimativa. Allora, accresceteli, rise them, e già qui penso che il concetto sia chiaro, utilizza l'energia rubandola ad altri per accrescere il proprio potere e quello degli altri che lui ha scelto, i prescelti della Schutzstaffel. Stemmi d'argento, prati di cenere, sentiero circolare sepolto nella luce. Ragazzi, questa prima parte per me è banale ed evidente. Stemmi d'argento si riferisce ai Quincy. Perché sapete bene, ragazzi, che l'argento è un elemento molto collegato ai Quincy e soprattutto alla Ajuolen. Ma questa cosa tenetevela a mente perché ne parleremo nella parte spoiler a fine del video, perché c'è un collegamento importante con l'argento. Parati di cenere. Beh, anche qui è una metafora molto nitida del fatto che Yuaba incenerisce letteralmente i soldati che subiscono la Ajuolen. È un campo di morte ciò che Yuaba lascia alle proprie spalle a seguito di questa tecnica. Sentiero circolare sepolto nella luce. Bene, questo è l'Ajuolen in termini visivi, è il cerchio di energia che per l'appunto serve ad assorbire tutti quanti i Reishi, insomma l'energia vitale dei Quincy che subiscono l'attacco.
L'abbiamo visto po' molto molto bene nella scena della Juolen, cioè Ishida addirittura che guarda in aria, e la cosa molto interessante, che a livello registico per me è stato geniale, è che le cinque caserme si interpongono esattamente all'interno di questo cerchio circolare, andando a ricordare il pentacolo dei Quincy, ragazzi. Questo è un dettaglio veramente formidabile, che non so se Kubo, la produzione, ha scelto di attuare visivamente. Quindi, ragazzi, io penso che fin qui non ci siano dubbi, è molto emblematico, è molto chiaro, nitido il messaggio di questa prima parte del rito. Ma guardiamo il secondo, che è quello che ci interessa per le nostre teorie. Allora, occhio d'agata, lingua aurea o lingua d'oro, coppa del teschio, ovvero una coppa in cui bere a forma di teschio, e bara di Adenius. Ditelo come volete, che è stata questa, ragazzi, la parola che ha fatto infervorire il fandom per le teorie. Ma andiamo per gradi, ragazzi. Perché l'occhio d'agata, prima cosa, che cos'è? L'occhio d'agata è un minerale che viene lavorato soprattutto nelle culture orientali, che va a ricordare la forma di un occhio. Ed è collegato, ragazzi, al buddismo con il terzo occhio di Shiva. E il terzo occhio, ragazzi, è sempre rappresentato come l'occhio che guarda all'interno dell'essere umano, all'interno dell'anima, che guarda anche il futuro. Un collegamento che già qui penso avete capito dove voglio arrivare. Poi, lingua aurea può semplicemente stare a significare, non so, un discorso aulico, imponente, come quello che sta facendo Yuaba in quel momento, oppure c'è un'altra chiave di lettura, ma ci arriviamo tra poco. Coppa del teschio? Beh, qui ragazzi, se devo essere sincero, non c'è un'immagine molto nitida che mi fa aprire il cervello. Per ora. Bara di Adenius. Partiamo qui, ragazzi, e poi torniamo indietro per farvi capire qual è la mia idea, senza farmi in nessun modo condizionare dalle teorie che circolano sul web, che per me, posso essere sincero, sono prettamente esagerate. Allora, che cos'è? Chi è Adenius, ragazzi? Allora, prima cosa, primo elemento importante. Tite Kubo aveva confermato in un'intervista prima dell'uscita della seconda stagione che il nome del Soul King sarebbe stato rivelato. Ciò non è successo nella seconda stagione, ed è quindi probabile che Adenius sia il nome del Soul King o il nome di un altro dio. Perché sto parlando di divinità? Perché, ragazzi, il nome di Adenius può essere semplicemente collegato al nome di Adone. E, ragazzi, nella mitologia greca Adone rappresentava la personificazione della bellezza dell'uomo. Tant'è che Afrodite era molto innamorata di lui. Adone però era costretto a passare mesi dell'anno all'interno degli inferi con la figlia di Demetra Persefone. E ciò chiaramente creò un litigio tra Afrodite e Zeus perché lei desiderava avere il suo amato per tutti i mesi dell'anno. Ora voi vi starete chiedendo che cazzo c'entra tutto ciò con Yuaba e Adenius? Il discorso è questo, che Adone è diventato il simbolo della morte e della rinascita di Dio, in quanto lui andava ogni tot all'interno del mondo degli inferi. Questo epiteto di resurrezione, diciamo, del Dio, della morte e resurrezione ripetuta, è diventato, diciamo, molto affibbiato a questo personaggio, soprattutto nell'età classica. E ragazzi, la morte e la resurrezione di Dio a Juolen non è quello che fa Yuaba ogni volta che assorbe l'energia dagli altri, è come se lui oggettivamente risorga. È ciò che lui ha fatto dopo 999 anni. E questo è un primo collegamento. Il secondo però è ancora più palese, perché ragazzi, non è soltanto Adone, ma anche Adonai. Ragazzi, Adonai è uno dei nomi per cui viene chiamato il Dio nella Bibbia. Sapete qual è l'altro? Yahweh. Yuaba. Quindi, semplicemente, dato che il nome di Yahweh non deve essere pronunciato nella religione, venivano usati altri nomi, tra cui Adonai. E quindi, semplicemente, Adenius è un altro nome per indicare Yuaba, e quindi si sta riferendo il re dei Quincy a se stesso in questa formula? Io, sinceramente, ragazzi, la vedo molto più plausibile come considerazione, perché è un collegamento troppo netto con il nome di Yahweh della Bibbia, a cui lo stesso nome di Yuaba è ispirato, no? Vi trovate con questo?
In sintesi, quello che voglio farvi capire è che questa formula evidentemente è una sorta di rito a una divinità ed è probabile che Yuwa Ba si stia autocelebrando, perché ciò che vi dicevo con Adone è che il suo personaggio rappresenta esattamente la risurrezione e la morte di un dio, che è ciò che rappresenta la Jwolen, ragazzi. Però io so cosa state pensando, ok, Lore, tutto va bene, la prima parte del rito fila alla perfezione, ma allora quelle altre terminologie prima? Occhio d'agata, lingua aurea, come sono collegate a tutto ciò? Stiamo calmi, ragazzi. Teniamo sempre conto di Yuwa Ba e il focus sulla risurrezione divina. Occhio d'agata, ragazzi, come vi dicevo prima, è questo amuleto, questo minerale che ricorda un occhio, che rappresenta per l'appunto il terzo occhio di Shiva, che guarda un po', rappresenta la chiaroveggenza, guardare all'interno dell'anima, ma soprattutto guardare il futuro. Io penso che il collegamento con Yuwa Ba, ragazzi, qui non necessiti nemmeno di approfondimenti. È un chiaro rimando alle abilità di Yuwa Ba, guardare nell'anima. Lui ha diviso le parti della sua anima, se le riprende e con il terzo occhio immaginario guarda nel futuro. È la sua abilità. Ok, e lingua aurea o lingua d'oro? Se noi pensiamo a lingua aulica è un conto, ma letteralmente lingua d'oro, beh. Dovete sapere che in Egitto sono state trovate delle mummie letteralmente con una lingua d'oro e secondo gli esperti questo rito serviva a far comunicare le mummie nella vita ultraterrena con le divinità. Comunicazione con le divinità post mortem, lingua d'oro. Poi, coppa del teschio, no? Vi immaginate un calice da cui si beve a forma di teschio, una cosa molto horror, tra virgolette. Ma ragazzi, Yuwa Ba fa bere il sangue. Per incidere il proprio potere sugli Sternetter, che poi, guarda caso, diventano ossa dopo la Jwolen. E ciò che abbiamo visto, lui dona per poi riprendere. È questa la coppa del teschio, è questa la metafora. Ebbene, quindi per me, ragazzi, questa teoria infernale che tutti hanno ingigantito si riduce a questo: è un'autocelebrazione di Yuwa Ba e dei propri poteri, e ve l'ho appena spiegata. Il nome di Adone è palesemente con Adonai. L'altro nome di Yahweh, di Yuwa Ba, si riferisce a se stesso. E l'oggetto che noi alziamo è il cuore. Questa è l'ultima frase della Jwolen. Ok. Voi vi starete chiedendo, perché cazzo allora hai chiamato il video teoria infernale? Perché io mi fermo qui con la mia teoria, ma io non mi fermerò però a considerare alcuni elementi importanti che sono legati all'inferno. E questo chiaramente è soltanto un discorso che faccio io, non delle teorie degli altri. Non perché non siano valide, non voglio sembrare arrogante, ma perché oggettivamente ci sono delle chiavi di lettura che offrono una seconda visione per un'altra teoria che comunque è collegata all'inferno. Ok? E infatti tenetevi conto che nel fandom l'inferno, me compreso, è ciò che non so, affascina di più nell'universo di Bleach perché sappiamo pochissimo e nell'ultimo capitolo Kubo nel manga ci aveva buttato delle informazioni fighissime. E se mai dovrà cominciare una saga infernale, noi cerchiamo delle teorie e delle informazioni per capirci qualcosa durante questa attesa. Bene, partiamo dal discorso che nelle nuove Can Fear Your Own World ci è stato spiegato che l'inferno esiste ancora prima della tripartizione dei mondi, quando il Soul King ancora era un'entità senza essere mutilata. E quindi in realtà il mondo ancestrale senza morte e vita che Yuwa Ba vuole riottenere non era unico, perché l'inferno esisteva già come altra dimensione, che tutti quanti però chiamavano la fossa. E se nel mondo sopra c'era il Soul King, chi c'era giù nella fossa ad equilibrare? Beh, l'universo di Bleach ce lo insegna, c'è sempre bisogno di un equilibrio. E quindi c'è sempre bisogno di un'entità che faccia, no, da bilancia con il Soul King. Tutti quanti, beh, possono pensare, allora esiste un dio degli inferi? Un Satana? Un re infernale? Non sappiamo nulla di tutto ciò, ma le teorie che circolano nel web erano proprio che Adeneus, secondo loro, era il dio degli inferi. Una teoria che però per me non è che non può avere senso, sarebbe fighissimo, sarei contento se fosse vero, ma che basi abbiamo per dirlo? Il discorso che vi ho fatto prima sulla mia prima teoria, per me ha più senso. Perché ci sono delle formule, ci sono degli elementi che ricollegano tutto a Yuwa Ba e alla Jwolen. Mentre Dio infernale, beh, non abbiamo nulla. O forse no. Perché, ragazzi, abbiamo un'altra, come posso dire, traduzione di Adeniu, che è quella di Adoneo. Adoneo, ragazzi, vi ho trollati fino ad ora.
era l'altro nome di Ade, il dio degli inferi. E già qui quindi ci stiamo un pochino addentrando nel discorso. Prima abbiamo fatto una teoria che è legata al personaggio di Jobba, proviamone a farne un'altra adesso, dopo tutte le cazzate che vi ho detto in quest'ultimo minuto per depistarvi, sul dio degli inferi. Se veramente esiste un capo nell'inferno, come può essere collegato a Jobba? Beh, la mia teoria è che forse Jobba si è collegato al Signore degli Inferi nei 999 anni di sigillo, perché effettivamente è l'unico mistero che c'è su Jobba. Come ha fatto a ritornare dopo 999 anni? Che cosa è diventato dopo l'attacco di Yamamoto? Ma adesso ci arriviamo. Come vi dicevo prima, Adoneo è l'altro nome di Ade, il re degli Inferi. Ma lo stesso Adone di cui parlavamo prima, beh, è collegato comunque all'inferno perché, ragazzi, era costretto a stare con Persefone all'interno degli inferi, quindi comunque un collegamento c'è, anche con l'altra visione di prima. Effettivamente, Yuaba può essere connesso a qualcosa di infernale, perché guardate un secondo qui, quando Yuaba evoca la Justafel, l'ombra prende forma di, guardate bene, ditemelo voi, se rigiriamo al contrario l'immagine, che cosa vi ricorda? La sagoma dell'ombra. A me ricorda qualcosina che è legata all'inferno, che nell'immaginario collettivo è iperfamoso, ok? La testa della capra di Satana, ragazzi, è palesemente lui. Ma oltre ciò, vi ricordate quando Roid contro Yamamoto attuò un altro rito per attivare una tecnica difensiva e offensiva Quincy incredibile? Aprì un pentacolo, una croce, che ha forma di stella, ovviamente, con tutti i numeri romani, che mi ricorda tantissimo la croce satanica. Ok, forse mi sto addentrando nelle teorie meno plausibili in questo momento, però quello su cui volevo farvi ragionare è che Yuaba è stato sigillato, o meglio, per 999 anni è riuscito a ripristinare il potere, e il 999 è l'opposto di 666, che è il nome della bestia, The Number of the Beast, dicevano gli Iron Maiden. Quindi, ovviamente, un rimando c'è, perché sarebbe l'anticristo al contrario, e questa cifra a me, non lo so, mi sta mangiando, perché è proprio qui che voglio far partire la mia teoria. Ritorniamo a prima, l'occhio d'Agata. Sto per entrare, ragazzi, in una parte spoiler incredibile, per cui, se siete fermi all'anime, mi dispiace, ma la teoria purtroppo si ferma qui e dovete farvi stare buona, quella che ho detto all'inizio. Per questa seconda, mi dispiace per voi, verrete qui in futuro. In ogni caso, per tutti gli altri lettori del manga, proseguite perché ci addentriamo verso il finale di questo discorso. 3, 2, 1, via. L'occhio d'Agata ricorda l'occhio, no? È una pietra che va a ricordare gli occhi. Vi ricordate quando Kazui Kurosaki, nel capitolo infernale, va, no? A fare questo rito di trasmigrazione nell'inferno ai danni di quest'anima, e non sappiamo ancora i suoi obiettivi quali siano? Va in un tempio shintoista, vede delle pietre e evoca, battendo tre volte le mani, tre occhi. Quelli sono occhi demoniaci che troviamo esattamente sui cancelli dell'inferno. E sono veramente identici ai cazzo di occhi d'Agata, ok? Lui batte tre volte le mani e apre questi tre occhi. Poi batte due volte le mani e le batte un'ultima volta. Si aprono i cancelli infernali. Questo rito di Kazui che cosa significa? Ora, se io vi dicessi che Yuaba ci ha messo 900 anni per riacquisire il battito, 900, quante cifre sono? 3. Ci ha messo 90 anni per riacquisire l'intelletto, 90 quante cifre ha? 90. E 9 anni per ottenere i poteri? Ultimo battito, i cancelli infernali. Dite che boh!